un formaggio stagionato nelle nicchie delle grotte tufacee di Sant'Arcangelo di Romagna, antichi ipogei del 300 scavati nella pietra arenaria, un prodotto di nicchia nel vero senso della parola perché realizzato con latte del territorio e sale di cervia, quindi imbustato una ad una in sacchetti di cotone e deposti in orci giganti di terracotta. L'anno scorso, nella prima chiusura del Covid, quindi stiamo parlando di marzo 2020, abbiamo chiuso il locale e mi sono ritrovato nel frigorifero del formaggio. Siccome eravamo qui nell'ipogeo, nelle grotte tufacee, dove stavo eseguendo un restauro, e mi è venuta questa intuizione, dico vabbè, ho detto, questo formaggio proviamo, mettiamolo nelle grotte e vediamo cosa succede. È successo che dopo un periodo di 50-60 giorni siamo andati a Scembia, e poi oltretutto c'erano anche chi lavorava, no? I restauratori, i muratori e i tecnici. Abbiamo aperto un formaggio per sentire come era venuto, per curiosità, perché sentivamo questo profumo buono, ecco. E tutti quanti siamo rimasti un po' così sorpresi anche dalla... Diciamo che non era venuto male questo formaggio, insomma, non ci è dispiaciuto. Io ho fatto una telefonata a Marino, il nostro stagionatore di formaggi, e gli ho detto, guarda, vieni qua perché, insomma, ti faccio vedere e sentire una cosa. Siamo andati a San Martorano, alla centrale del latte, perché il formaggio pecorino di partenza era loro, e abbiamo lavorato su una selezione di latte soltanto del territorio e del sale di cervia. Abbiamo fatto questo formaggio e così via, abbiamo fatto diverse prove, abbiamo migliorato un pochettino l'affinatura, i tempi, alcune cosine, fino a questo raggiungimento che direi che è eccellente, insomma. Di nicchia, perché viene stagionato nelle nicchie delle grotte tufacee di Sant'Arcangelo, questi antichi ipogei del 300 che erano dei luoghi di culto. E di nicchia anche perché è un prodotto di qualità, di alta qualità, perché il latte viene prodotto con, come dicevo, con latte del territorio, sui nostri pastori delle colline, il sale di cervia. Poi viene messo uno ad uno in questi sacchetti di cotone, messi in questi orci giganti di terracotta e nella grotta. Quindi, come dico io, è nella terra e sottoterra, fa la rifermentazione anaerobica, poi quando esce da questi orci viene messo in queste, nelle cellette, in queste nicchie, hai capito? Ecco, qui ci sono due fattori nuovi, il riutilizzo dell'ipogeo tipico di Sant'Arcangelo e questo progetto che è il formaggio di nicchia di Sant'Arcangelo, che è nato oggi, ma è ambizioso, insomma, vuol diventare qualcuno di importante. Questa è un'anteprima assoluta di questo prodotto unico e che poi presenteremo in via ufficiale in occasione della fiera di San Martino a Sant'Arcangelo l'11 novembre. Ci sarà poi la possibilità di gustare il formaggio di nicchia nella bottega proprio sopra l'ipogeo dove stagioniamo il formaggio. È un locale che abbiamo restaurato dopo un lungo intervento, appunto durato un paio d'anni, e che quindi darà il giusto valore a questo prodotto unico.